Allora, questo film ha un'ambientazione completamente, diciamo, nel passato, però ha un'anima molto attuale, e non solamente perché oggi ci ritroviamo a confrontarci nuovamente con la guerra e con dei bambini, diciamo, in fuga, ma soprattutto perché dà la possibilità, probabilmente alle nuove generazioni, da noi oggi, di confrontarsi anche con un argomento che fino ad ora era bidimensionale, nel senso affrontato solo sui libri di scuola, ma non avevano la sensazione del racconto reale, no? Come quello delle generazioni passate che hanno vissuto con i nonni e hanno avuto la possibilità di capire effettivamente che cosa volesse dire quel momento preciso, no? Essere in guerra soprattutto per una generazione giovane. Lei che ha un rapporto molto frequente con i ragazzi, come si racconta oggi quel momento, la guerra, soprattutto ai ragazzi appunto che hanno un po' perso questo rapporto diretto? Ma guarda, sino a ieri dovevamo confrontarci con il passato. Il passato non è facile da rielaborare o da portare ad oggi, presentizzarlo. E oggi purtroppo ci confrontiamo col presente, cioè quello che noi raccontiamo in questa storia purtroppo lo stiamo vivendo in questi giorni, ragazzini abbandonati, genitori che non sanno più dove sono, uccisi chissà da chi, cioè sappiamo da chi ma chissà in che maniera, e quindi è una storia di un'attualità. Io non mi aspettavo, non credevo che il nostro film diventasse un film sul presente, cioè sembra veramente di raccontare quello che sta accadendo oggi. Quindi direi che è anche un po' la fortuna di questo film, cioè di confrontarci con quello che noi abbiamo di fronte a noi. Abbiamo dei ragazzi soli fondamentalmente, no? Che però nel momento della guerra, anche nel momento più brutto, poi forse così soli non sono perché trovano un appoggio l'uno con l'altro. Oggi abbiamo delle generazioni che hanno molte comodità. Molti ragazzi che hanno appunto, non manca certo il cibo, non manca certo, diciamo, la sicurezza, diciamo, di una famiglia, però in realtà sono soli perché appunto lasciati molto a loro stessi. Cosa possono imparare dalla solitudine dei ragazzi del passato? Quale forza possono trarre? Io penso che questo film sia un'iniezione di fiducia per i ragazzi, cioè perché loro sono abituati a non avere problemi. Magari hanno problemi di tipo psicologico, hanno difficoltà a confrontarsi con i genitori, secondo me gli adulti di oggi sono un vero problema, gli adulti, i parenti, non si rendono conto del materiale che hanno di fronte a loro, non si rendono conto della complessità, della ricchezza, e quindi sono inadatti, sono incapaci. Mentre i ragazzi, molti oggi criticano, io sono anche un insegnante, molti oggi criticano i ragazzi per come si comportano, ma bisogna capirli. Cioè se noi gli diamo un mondo che è quello che è, i ragazzi reagiscono di conseguenza. Quindi secondo me la storia di Mario Capecchi è veramente una bella iniezione di fiducia. Se ce l'ha fatta lui, sì, ce la possono fare anche loro. Ce la possiamo fare anche tutti. Di insegnamento con i ragazzi, bene, con difficoltà, quello che viene definito difficoltà d'apprendimento, che poi è solamente un apprendimento diverso. Cioè, è una storia talmente esemplare quella di Mario, che i ragazzi si identificano, è la storia di un ragazzo, cioè sì. Noi raccontiamo lui ragazzino, non raccontiamo lui adulto. E quindi penso che questo film sia un film importante oggi. Tant'è che noi una volta che avremo consumato il cinema, lo porteremo nelle scuole. Dal prossimo autunno io voglio proprio fare un lavoro capillare come abbiamo fatto con Iona che visse la balena. Dicevo sempre che noi l'abbiamo portato a 1,5 milioni di ragazzi e questo lo voglio portare a 2 milioni. È anche un film dove c'è molto femminile, però. E, dal mio punto di vista ci sono due madri. E poi c'è il personaggio di Rosa che ci racconta un po', ci dà uno spettro, diciamo, un po' globale di quello che è anche la donna in tempi di difficoltà come quello della guerra. Due madri perché lui ha una madre emotiva, quindi una madre del cuore, e poi ha una madre che educa, che è la zia, no? Che lo riesce a convogliare nel migliore dei modi, e le due cose sembrano sempre andare in parallelo e credo che lo abbiano portato ad essere l'uomo che è oggi. Poi invece il tuo personaggio ci racconta
le donne anche in un determinato momento di difficoltà, che sono passati molti anni, ma non credo che poi sia così diverso ancora oggi. Mi puoi dire qualcosa appunto sul tuo personaggio? Io spero che, insomma, spero sempre di più che le donne siano differenti. Dico, in un momento di crisi come quello della guerra. Indubbiamente poi diventa, cioè, quello che emerge, diciamo, nelle situazioni di difficoltà è ovviamente cercare di farsi forza il più possibile. Per cui questa donna che sta accanto ad un uomo che all'inizio sembra avere tutte le carte in regola, che poi invece si dimostrerà soltanto a tratti un villico, no? un perdente, ma la sua forza poi è nel trovare la chiave per mantenere una dolcezza e un modo di sopravvivere in qualche modo, quindi rimanda un aspetto anche molto materno nei confronti del bambino che rivede dopo tanti anni. Nell'incontro con il protagonista, vero, qual è stato l'aspetto suo caratteriale, della sua personalità che l'ha più colpito? Perché indubbiamente è una persona, credo, interessantissima, proprio perché ha avuto una formazione varia, in qualunque campo. Parte con una madre attiva nella politica, nella resistenza, un padre fascista, vive la guerra, tutte le difficoltà, arriva in America, impara l'inglese in pochissimo tempo, viene comunque sia messo all'angolo, cioè ha una varietà di lati infiniti. Cosa l'ha colpito di più di lui come persona? Lei deve fare la regista, perché racconta molto bene. Grazie. Ci pensi. Dunque, cosa mi ha colpito? Mi ha colpito la semplicità. Allora, Capecchi è un premio Nobel, è uno scienziato che tutto il mondo cerca, lo chiamano in Cina. Cioè, io quando l'ho conosciuto ero un po' intimidito della sua personalità. Invece devo dire che la sua gentilezza, la sua affabilità, la sua semplicità mi è stata di grande conforto, anche perché quando tu ti confronti con un personaggio vivente non è facile raccontarlo. Cioè, io ho sempre paura magari di dire delle cose sbagliate, di poterlo offendere, no? Quindi riuscire ad avere non dico la simpatia, ma la vicinanza del personaggio che tu racconti, per me è stato fondamentale. D'altronde noi tutto quello che abbiamo raccontato nel film, lui l'ha raccontato a noi. Noi non abbiamo inventato quasi nulla. È talmente spettacolare è stata la sua vita che dovevamo solo registrare, sbobinare e mettere a mo' di sceneggiatura. Poi la cosa che a me ha colpito molto di Capecchi è il suo rapporto con la mamma. Lui ancora oggi parla sempre della madre. Questa madre che quando torna al campo di concentramento pesa 40 kg, non è più in grado di tenerlo, quindi lo affida a degli zii. E la cosa che mi ha anche molto emozionato, commosso, è che lui tiene in casa, appena entra in casa sua, a Salt Lake City, lui vive in montagna, ha riprodotto a Salt Lake City quello che lui viveva da bambino qua in Alto Adige. E entri in casa e a destra, appena entrato, c'è un baule, tutto sfasciato. Io ho detto, ma cos'è questa cosa così strana? C'è il baule di mia madre. E ho detto, ma scusa, ma cosa c'è dentro? Beh, dice, non lo so perché non l'ho mai aperto. Ma perché non è mai aperto? Perché ci sono delle cose che io temo che mi potrebbero creare dei problemi. Questa donna è stata deportata, chissà cosa ha sofferto. Però ha detto, un giorno lo aprirò. Io aspetto quel giorno. Comunque sia un uomo che non ha rinnegato nulla assolutamente del suo passato, perché ricreare un ambiente in cui ha vissuto, mantenere intatto il ricordo, anche se non ha il coraggio, diciamo, di andare fino in fondo, comunque sia non ha assolutamente... Ma lui, io penso che lui abbia un problema col passato, perché rifiuta le cose moderne, perché lui non ha il telefono. Per cui quando è venuto in Italia, un giorno da Roma a Bologna in treno, è arrivato a Bologna e si è perso, e nessuno lo trovava, perché non ha il telefono. L'hanno trovato con le foto segnaletiche, la polizia. E poi un'altra cosa, sempre destatore del telefono, che è la più sorprendente, che un giorno lui esce da casa sua, sta in montagna, via Salt Lake City, cade in un burrone e non lo trovano più. E siccome non ha il telefono non sono in grado di trovarlo. È stato un giorno, una notte, in questo burrone, per caso un passante sente gemere una mattina,
si affaccia, vede muoversi giù nelle sterpaglie, non sa che cos'è, chiama la polizia, arrivano, lo prendono, lo salvano. È stato fortunato, una fortuna incredibile, perché se stavo un giorno di più forse non lo trovavano più. Vi ringrazio. Quindi grazie. La compagnia dei telefoni dovete usarlo come testimone. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a te.